Allora, dovremmo essere in diretta da una sala consiliare. Siamo ospiti della lista Casson in questo momento e siamo qui per fare un piccolo resoconto di quello che è successo oggi e all'ultimo consiglio. È stato approvato il nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Noi siamo qui perché abbiamo votato contro a questa delibera, a questo nuovo regolamento e volevamo dirvi un po' le nostre ragioni. Allora, innanzitutto la prima cosa che mi sento di dire in questo ruolo abbastanza marginale di vicepresidente, ma che comunque in teoria rappresenterebbe l'opposizione, è che sono estremamente soddisfatto di come questa volta l'opposizione si è mossa in maniera assolutamente collaborativa. Siamo qui, tre gruppi, 5 Stelle, Lista Casson e PD, e ci siamo veramente adoperati, siamo stati veramente bravi nel lavorare per mesi e mesi in commissione e poi in questa bordata di 150 emendamenti che in qualche modo sembra essere stato il grimaldello, perché alla fine si sia riusciti, no, credo, sì, in qualche modo a migliorare, non in maniera decisiva, noi in questo regolamento non piace, alla fine non abbiamo votato, però migliorarlo soprattutto a beneficio di chi subentrerà con la prossima consigliatura, che non abbia proprio le strade chiuse per esercitare un minimo di opposizione. Davide? Ma io trovo che sì, abbiamo fatto un lavoro egregio con gli emendamenti e quindi qualche risultato l'abbiamo ottenuto. È evidente che quello che ha mosso la maggioranza è quello di ridurre al minimo l'attività del Consiglio Comunale, riducendo i tempi di intervento dei consiglieri e tra l'altro negando la possibilità di intervenire dopo gli interventi fiume che di solito fa il sindaco, spesso anche offensivi, ovviamente sempre in modo unilaterale verso di noi. E quindi abbiamo, diciamo, ottenuto delle cose, ma al tempo stesso l'impostazione generale del regolamento è fatto per toglierci spazi di democrazia e che quindi si riflettono sugli spazi di democrazia dei cittadini, visto che noi siamo qui in rappresentanza appunto di tutti coloro che ci hanno eletto. Uno dei passaggi chiave è poi anche quello del ruolo della Presidente. La Presidente ovviamente ha molti poteri di indirizzo dell'attività del Consiglio e, come abbiamo notato in questi 3 anni, spesso esercita i suoi poteri soprattutto in funzione di tutela e della maggioranza, quando in realtà la giurisprudenza dice che dovrebbe essere più un suo ruolo di garanzia del corretto rapporto tra minoranza e maggioranza. Noi speriamo che ovviamente la prossima volta ci sia anche una maggioranza diversa e che magari molte delle storture che sono state inserite in questo regolamento vengano modificate. Elena? Dunque, abbiamo lavorato a questo regolamento per diversi mesi, sono state fatte 23 commissioni e il testo originario era veramente qualcosa di orrendo. Era un testo che riduceva i nostri interventi da 5 minuti, che già spesso, vi assicuriamo, sono troppo pochi, a 3 minuti. Per esempio, come se il dibattito si potesse racchiudere veramente pochi slogan, poche battute su delibere che sono complesse. Noi trattiamo temi di qualsiasi genere e spesso, cioè, vanno dall'urbanistica all'ambiente, perché c'è una forma di fastidio nel sentirci fondamentalmente intervenire e parlare, e quindi avevano proposto una riduzione a 3 minuti per intervento. Questi 3 minuti nella nostra attività, nella lunga notte in cui abbiamo fatto opposizione seria tutti insieme, siamo riusciti a portarli a 4, forse era già previsto come modifica. Questa era stata una cosa già accettata precedentemente. Ma non è neanche stato l'intervento peggiore, nel senso che ce n'era di molto più pesanti. C'è tutta una serie di proposte nelle quali magari non entriamo nel tecnico, ma che nel gergo parlamentare si chiamano canguri, per far saltare tutti gli emendamenti fondamentalmente e non trattarli.
E quindi c'erano due o tre commi che noi chiamiamo canguro, che avevano l'obiettivo di azzerare il dibattito, cioè fare un solo dibattito su tutto, in pratica su tutti gli emendamenti. E questa è una cosa gravissima perché appunto l'unico momento di confronto che abbiamo quando discutiamo una delibera è proprio quello del dibattito in consiglio. Se azzeriamo quello non ha neanche senso che un'opposizione ci sia. Beh, quindi, è un'opzione sul tavolo per Brugnaro i suoi, eliminare completamente la minoranza. Eliminare l'opposizione. Allora piace, sì, cioè il dato di fatto è che insomma è considerato un fastidio l'opposizione, non qualcosa che comunque rappresenta parte della città e deve far parte anche del dibattito in consiglio comunale. C'erano molte altre cose, se volete passo la palla per non parlare troppo io, al limite facciamo un altro giro, diamoci giro e ve le raccontiamo un po' con calma, prego. Sì, no, io credo che lo sforzo fatto sia in sede di commissione e in sede di emendamenti abbia pagato in qualche modo, nel senso che comunque siamo riusciti ad arginare quello che erano delle modifiche veramente inaccettabili. E non solo per quell'anno e mezzo insomma che ci rimane come consiglieri comunali, ma soprattutto per preservare anche chi verrà dopo di noi, insomma, e che quindi per garantire in qualche modo la democraticità del consiglio. Era un'impostazione certamente più severa, molte cose sono state accolte, anche le questioni relative alle limitazioni in qualche modo della manifestazione del pubblico o delle videoriprese che inizialmente erano veramente molto limitate, ma rimane comunque un impianto negativo poiché permane comunque il limite di intervento, permangono delle limitazioni nelle mozioni, le presentazioni di mozioni e permangono comunque anche tutti quei problemi di poter avere una risposta in tempi celeri dagli assessori, nel senso che noi aspettiamo alcuni consiglieri, forse anche sicuramente dal 2016, la risposta ad alcune interrogazioni anche importanti. Cosa che dico per ultima, ma assolutamente non ultima, è un emendamento presentato alla fine dalla Presidente del Consiglio relativo alla declinazione di genere all'interno del regolamento stesso, cioè vengono tolte tutte le declinazioni di genere, quindi precedentemente potevamo essere in qualche modo all'interno del regolamento chiamate consigliere, quindi c'era il consigliere e la consigliera, così come la presidente o il presidente, con il nuovo regolamento questo viene a mancare. Noi crediamo che questo da parte di tutte le consigliere e tutti i consiglieri dell'opposizione sia assolutamente un enorme passo indietro rispetto anche alle conquiste fatte, ricordando che probabilmente anche questo poi è il consiglio con la maggior parte di donne, penso, nella storia del Comune di Venezia. Quindi io credo veramente che sia stato un errore politico e con anche delle giustificazioni che noi assolutamente non accettiamo. Posso dire qualcosa? La cosa strana, ma strana fino a un certo punto, di questa amministrazione, di questa maggioranza, è che ha voluto cambiare, modificare un regolamento che non ha creato assolutamente intralcio all'attività politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Su circa 70 riunioni di consiglio comunale non si è mai utilizzata le convocazioni di riserva del consiglio comunale, convocate ben 17 volte, ma soltanto una sola volta. Quindi tutte le deliberazioni della giunta, tutti gli atti che dovevano essere discussi e approvati dal consiglio comunale sono stati approvati in tempi utili. Non si è mai andato oltre quello che veniva stabilita all'interno della riunione di capigruppo. Quindi la stranezza si spiega facilmente con un restringimento della disponibilità a parlare, delle possibilità di esporre all'interno del Consiglio Comunale, quindi di restringere la partecipazione di tutti i consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza, ma soprattutto, visto il clima che si respira all'interno del Consiglio Comunale, della minoranza dei consiglieri comunali. Ecco, io volevo puntare anche il focus anche in un altro aspetto. Quando siamo partiti e la Presidente ha annunciato di voler mettere mano al regolamento, si era parlato di una modernizzazione del regolamento e di una necessità di sistemare tutte quelle criticità che facevano sì che nelle commissioni
la lettura stessa del regolamento vigente dava delle interpretazioni diverse nel momento della trattazione degli atti. Allora, alla fine invece, quando abbiamo visto il testo del regolamento che veniva proposto, tutte queste criticità non venivano raccolte, non venivano risolte. Tant'è vero che siamo stati costretti a fare moltissimi emendamenti, però nel merito di queste problematiche, proprio per mettere mano e dare una risposta a tutte quelle criticità che noi incontravamo durante le commissioni. Ed è stato anche un lavoraccio farle comprendere alla maggioranza stessa, che poi alla fine non voleva accogliere neanche queste istanze. È solo dopo molte ore di, chiamiamolo ostruzionismo, ma per noi è stato un modo di mettere in luce le nostre ragioni, che la maggioranza ha deciso di venire al tavolo e di comunque concedere, diciamo così, delle nostre proposte e farle proprie. Però ciò non toglie che quando, per esempio, ho fatto la dichiarazione di voto, alla domanda questo regolamento sarà migliore rispetto a quello che avevamo prima, a me l'unica risposta è stata quella di dire no, non sarà migliore, un po' per quello che hanno detto prima i miei colleghi, cioè il problema del riconoscimento di genere, o anche il problema del restringimento del campo che avranno poi i consiglieri nell'esprimersi, ma anche questa libertà che è stata data agli assessori di delegare qualsiasi intervento e qualsiasi presenza in commissione anche ad altri. E non aver toccato la problematica che l'assessore non risponda nei tempi utili, questo la dice lunga sul fatto che questo nuovo regolamento non risolve i problemi che avevamo prima. E vorrei sottolineare, questo è il vero ostruzionismo. L'ostruzionismo di una maggioranza che lascia marcire interrogazioni per 2-3 anni, e sono ovviamente le interrogazioni più problematiche per loro, perché sono quelle in cui verrebbero a galla degli errori e comportamenti anomali compiuti da loro e dai loro nominati nelle partecipate. Ovviamente cosa fanno? Non rispondono, non c'è nessuna sanzione, non c'è nessun meccanismo sanzionatorio neppure in questo regolamento, neanche un richiamo verbale nei confronti dell'assessore, e però ci restringono i tempi a noi con una accusa probabilmente di ostruzionismo che in realtà non abbiamo mai fatto in questi 3 anni e mezzo. Sì, secondo me poi il discorso è veramente, anche sentendo i ragionamenti di Rocco e pensando a quello a cui abbiamo appunto ragionato in questi lunghi mesi, in realtà qui non c'era un problema significativo del vecchio regolamento. Qui in realtà il vero problema che non si vuole affrontare, che noi invece viviamo praticamente sempre, è l'inefficienza. Questa giunta dell'efficienza alla fin fine è inefficiente, dove nel calendarizzare le commissioni, per esempio, le commissioni sono un elemento fondamentale della vita del Consiglio Comunale, importanti forse più del Consiglio. Normalmente nelle precedenti consigliature erano calendarizzate, gli assessori sapevano che il giorno X all'ora Y dovevano presenziare la commissione e i consiglieri sapevano che la loro commissione si sarebbe svolta quasi sistematicamente un certo giorno della settimana, una certa ora. L'eccezione era che non si svolgesse. Qui il contrario, l'eccezione è quando si svolge una commissione. I consigli comunali, diceva prima Rocco, ha parlato di 70 consigli circa in 3 anni e mezzo. Si tratta di meno di un consiglio ogni 2 settimane. In realtà il consiglio normalmente in una città di queste dimensioni, ovviamente con un'attività politica che dovrebbe essere importante, dovrebbe riunirsi più o meno settimanalmente. Ecco, alla fin fine a noi è sembrato, soprattutto poi nell'evoluzione di tutta la vita nelle varie commissioni che abbiamo fatto con Monica, la prima commissione per portare a termine questo regolamento, che in realtà ci si volesse concentrare sul regolamento, quasi a simboleggiare una volontà proprio di ulteriore, come si può dire, proprio la volontà di spadroneggiare, diciamo così, della maggioranza, quando invece in realtà la cosa su cui puntare sarebbe stata quella di un miglioramento dell'efficienza nelle commissioni, nei consigli, e senza star lì a impegnare appunto per 13-14 mesi
la prima commissione su questo tema, che probabilmente poteva essere aggiustato come era stato fatto precedentemente senza dover rimettere mano all'intero regolamento, tra l'altro con un'evidente retromarcia che è stata fatta a un certo punto, perché forse anche all'interno della maggioranza, diciamolo, più di qualcuno deve aver ritenuto veramente bizzarro il fatto di dire sono consigliere comunale, evviva, sono contento, mi riduco i tempi e mi riduco le prerogative. Mi sembra strano. Conta solo uno, è il parolo. Sì, abbiamo spiegato, cioè abbiamo spiegato il fatto che gli interventi del sindaco noi non possiamo replicare dal regolamento, non so se è stato detto in modo vago, in modo vago va specificato, perché gli organi di del comune come ente locale sono tre: il sindaco, la giunta che è composta da tutti gli assessori e il consiglio comunale. Che il consiglio metta una norma per cui il sindaco può intervenire quanto vuole, come vuole, e però i consiglieri non possono replicare, è abbastanza assurda. No, vorrei solo chiudere però con una nota positiva, perché una nota positiva nel regolamento, cioè non so se ne avete anche voi, se è un caso o per quali le ragioni. Nel marzo scorso avevo presentato una mozione e nel corso dei lavori della commissione l'avevo riproposta, cioè il fatto di registrare, audioregistrare le commissioni consigliari. Le commissioni sono i momenti in cui ci riuniamo e trattiamo i temi secondo tematiche specifiche, e sono spesso importantissime per i cittadini, perché alle volte, non so, una volta parliamo dei plateatici, una volta parliamo delle spiagge, degli ombrelloni, una volta parliamo della ricettività, sono tutti temi che poi riguardano tutti noi, tutti voi. E queste saranno da regolamento registrate, l'audio sarà registrato e sarà anche pubblicato sul sito del comune, ci auguriamo in tempo quasi reale. Questa è un'informazione importante che volevamo darvi, perché vi consente di seguire i lavori e andare a cercare esattamente le cose che vi interessano, nonché di conoscere più da vicino questa fantastica amministrazione. Sì, anche io chiuderei con delle cose in positivo, e che oltre a quello che ha detto Elena è anche la previsione della possibilità per alcuni consigli che vengano tradotti nella lingua dei segni. Questa è un'importante questione di sensibilità, una proposta dell'opposizione ma accolta assolutamente con favore da tutti. E un'altra richiesta che effettivamente non era presente attualmente all'interno del regolamento è la pubblicazione dei verbali scritti del consiglio. Finalmente quindi potrete non solo rivedere gli streaming, ma anche, per chi eventualmente è un non udente, potrà verificare all'interno dei verbali, che per più sono in PDF, quindi sono anche la ricerca può essere anche utile per trovare magari le dichiarazioni dei consiglieri all'interno, insomma, di un consiglio, mentre guardare lo streaming magari alle volte non è così agevole per chi non sa chi è intervenuto e quando. Chiediamo, insomma, che queste effettivamente siano questioni che avevamo posto durante le varie commissioni e che siano state accolte, quindi sulla trasparenza e la partecipazione anche riteniamo che siano stati fatti dei passi avanti, e quindi assolutamente su questo positivi. Ok, allora chiudiamo tutti insieme questa conferenza stampa, speriamo di avervi dato qualche nozione in più rispetto a quello che noi abbiamo fatto oggi e perché abbiamo votato contro a questa delibera di nuovo regolamento. Ciao. Grazie a tutti. Giorni banchi, passo in fucsia.